Gentili spettatori di Rapallo 2, oggi ho incontrato un... Gentili spettatori di Rapallo 2, oggi ho incontrato un fan e mi ha detto: vai dall'Ecom, segui la scalinata e raggiungi la cima perché lì c'è una casa abbandonata da esplorare. Allora io oggi andrò a esplorare questa casa abbandonata per i miei fan, ok? Ma che ci fai qui? Dobbiamo andare di sopra. Scusa, ma sai mica se c'è una casa abbandonata qua sopra? Andare più avanti. C'è davvero? Eccola qui, la casa abbandonata. Gentili spettatori di Rapallo 2, all'inizio pensavo fosse uno scherzo, ma invece è proprio qui, la casa abbandonata, è reale. E adesso noi la andremo ad esplorare all'interno. Ci sono altre stanze, qui non c'è letteralmente il pavimento e di lì chissà cosa c'è. Poi c'è qui la cantina, ma mi sembra che qua sia tutto rotto, quindi non ci si potrebbe neanche andare. Che cazzo di posto mi sono andato io? Guardate qua tutta l'immondizia, tutta la spazzatura. Cioè, guardate qui questa casa abbandonata. Chissà cosa ci ha fatto la gente qui. Giù in fondo c'è una valigia. C'è molta immondizia e vestiti. Ho paura anche di trovare dei gatti. Ma è vuota sta cazzo di valigia! È vuota sta cazzo di valigia! Tutta sta fatica per un cazzo! C'è qualcuno? Proviamo a vedere cosa c'è in quella stanza. Qui ci sono due letti. Qui ci vive qualcuno, letteralmente. Guardate, ci sono due letti, poi un sacco di spazzatura. Anche una foto, un'immagine dell'Altissimo. Questo punto sembra inaccessibile. Non c'è via d'uscita. La porta è completamente crollata. Proveremo a trovare un altro ingresso. Il fan che mi ha detto di questo posto mi ha rivelato che qui ci abita un vecchio pazzo. Io ovviamente non gli credo. Comunque proviamo a fare il giro della casa per vedere cosa c'è. Gentili spettatori di Rapallo 2, alle volte bisogna sbagarsi un po'. Alla salute. No, non si è rotta, non ci credo. Questa bottiglia c'ha del liquido dentro, guardate che schifo. Cioè, queste bottiglie hanno ancora del liquido dentro. Scusa, non ho capito bene. Non sei iscritto al canale Rapallo 2? Ma perché non si rompono? Queste bottiglie non si spaccano mai, guardate. Sì, vabbè, però... Guarda questa qui quanto è sporca. C'è cresciuta dentro una pianta. Gentili spettatori a Pallo 2, direi che l'esplorazione può finire qui. Battezziamo la casa e finiamola qua. Ho paura, ciao. Ok. Lascio la firma. Battezzata in Rapallo 2. Mi chiedo cosa ci sia laggiù. Guardate cosa cazzo ho trovato. Cioè, questo qui è abitato, questo posto. Guardate cosa c'è qui, un sacco di roba, delle sedie, delle cose per dormire.
Cioè, questo posto è abitato. Cioè, qualcuno effettivamente vive qui. Qui ho trovato fornelli, posate. Qui c'è un frigo. Gentili spettatori di Rapallo 2, ho trovato un'altra casa abbandonata. E cosa ho trovato qui? Un'arma. Questo qui è una specie di arma questa, ragazzi. È una cazzo di arma. Guardate, c'è il grilletto. Porca puttana, ho trovato una cazzo di arma. Non venite a casa mia oppure mi beccate una fucilata. È questo probabilmente che fa con questa cosa. Cioè, cosa la usa a fare? È assurdo. C'era ancora dell'alcol. Guardate, questo posto è completamente distrutto. È pieno di roba per terra, pieno di roba ovunque. È una cosa surreale, apocalittica. Qua c'è della legna, chissà cosa gli serve la legna al tizio che abita qui. Questo qui sembra... Questa qui è una fattoria, è una sorta di fattoria. Non so come mi ci sono trovato qui. È incredibile che esistano posti come questo. Cioè, sono posti surreali, come se non esistessero. Sono apocalittici. Immaginare che una persona viva qui è tremendo. Ma come può una persona vivere qui? Vorrei parlare con il proprietario, ma penso che solo un folle potrebbe vivere qui. Quindi questo posto mi terrorizza abbastanza, gentili spettatori di Rapallo 2. Penso che questa sia stata un'esperienza da non dimenticare, davvero bella ma inquietante da un certo punto di vista. Non fatelo a casa, se ne avete una. Chissà quante case abbandonate ci sono ancora laggiù. Quindi lasciate un mi piace, un cuore a questo video, in modo che io possa avventurarmi in altre abitazioni abbandonate. Là ne vedo una, non vedo l'ora, a me piace tanto fare le avventure come questa. Perciò supportatemi, ma lo farò comunque. Grazie, gentili spettatori di Rapallo 2.